Maurizio Vecchiarelli, anzi Ercore Parla, è un vecchio amico di Radio 21 Aprile Web. Conosciuto su Instagram e frequentato sempre online, Maurizio fu tra i primi a concedermi un'intervista. Scommise, diciamo così, su di me, mentre io l'avevo conosciuto attraverso le sue poesie in romanesco e, devo dire, anche qualche sua prosa, molto frizzante e divertente. Allora, era maggio del 2021, parlammo della sua prima raccolta di poesie. E ora Ercore Parla esce con la sua seconda antologia, che riunisce non solo poesie molto piacevoli, rese ancora più vive dalla dolce musica del romanesco, ma anche, forse soprattutto, pensieri. Pensieri che Maurizio Vecchiarelli vuole, anzi, forse deve, condividere per raggiungere il suo scopo, che è quello di entrare in contatto e a sua volta farsi contattare con e da chi ascolta. Pensieri sulla vita, di quelli che tutti noi facciamo prima o poi, ma che in Maurizio Vecchiarelli escono dal cuore e ti vengono a cercare per parlare al tuo di cuore, facendo breccia nelle tante corazze che spesso ci ingessano. La sua, insomma, è una vera e propria vocazione al contatto umano e alla condivisione. Letto e molto apprezzato a Roma e non solo, Maurizio Ercore Parla dice: "Se con le mie poesie riesco a veicolare la speranza che in me, anche a una sola persona, allora mi sento di aver svolto bene il mio compito." Il prossimo 19 febbraio presento, questa volta veramente in libreria, il mio nuovo libro, la mia nuova raccolta di poesie che è L'amore te lo meriti. Dopo è tutto un lungo attimo, questa è la volta di questa seconda raccolta che, vabbè, è come si dice a Roma, oste come il vino. Se lo domandi a me, io ti posso dire che è anche per me più bella, più matura della prima, naturalmente, insomma, perché sono cambiate un po' le cose, sono cambiato anch'io. Quindi è una raccolta di cui vado veramente molto fiero. E la D'accordo. presenteremo in una libreria bellissima che si chiama Libreria Eli, in Viale Somalia, un posto molto bello, tra l'altro. E poi, perché so che questo non sarà il solo evento di lancio del tuo nuovo libro raccolta. Hanno contattato delle persone molto belle che gestiscono una rassegna letteraria che si chiama Storyboard. Loro mi hanno invitato a Monterotondo in un locale molto carino che si chiama Zopela. E sarò ospite loro giovedì 9 febbraio, quindi prima dell'altro evento. Faranno una diretta Facebook con una mia intervista. E poi successivamente, appunto, c'è l'evento di domenica 19 alla Libreria Eli. Sarò accompagnato da Gianluca Battista, che è il mio caro amico che suona la chitarra e che ha messo in musica diverse poesie. Sarà una presentazione molto poco canonica, e così è recitazione e un po' di canzoni. E con Gianluca stiamo preparando un po' il palinsesto, poi sperando quando arriverà il tempo buono ci divertiremo ancora di più. Quindi niente più dirette sui social come invece ci avevi abituato? Sì, io adesso ho proprio, come penso tutti, un profondo bisogno del contatto, quello vero, di cui c'è sempre stato bisogno, ma e adesso forse ci rendiamo conto che ancora più di quanto è importante. Quindi per me queste serate, questi incontri sono proprio una occasione preziosissima proprio per vederci, per sentirci, per conoscerci, per stabilire quello che poi appunto quasi sembra paradosso dover stare a cantare le lodi del contatto umano, ma il contatto umano è proprio un bisogno primario. E ora veniamo al tuo L'amore te lo meriti. Se dovessi descrivermi cosa ha significato per te scrivere, o forse meglio, cosa ha significato per te preparare la pubblicazione di questa seconda raccolta, cosa mi diresti? Lavorare all'editing di questo libro, quindi rimettere mano a tutte le poesie che avevo scritto successivamente a quelle che poi hanno fatto parte del primo, mi ha costretto a fare proprio un lavoro di introspezione e di cambiamento di prospettiva, perché leggerle tutte insieme e leggere anche più volte mi ha costretto, nel senso migliore del termine, a vedere una sorta di filo conduttore e anche un cambiamento, direi, nell'oggetto e nella qualità di quello che ho scritto. Perché la prima tornata, diciamo, poetica che è entrata nella mia vita è stata molto, molto introspettiva, molto personale. Le mie prime poesie, prime decine di poesie anche, sono quasi delle tac, delle istantanee proprio del mio mondo interiore, ed ho poi scoperto che sono molto simili, tra l'altro, a quelle anche del mondo interiore di molte altre persone. Alcune appartengono a questa, diciamo, categoria, altre sono più sulla vita in generale, sul senso delle cose, sull'interrogarsi, insomma, di vendemmia di tutto quello che poi nella vita io ho vissuto, ho pensato, ho sentito, senza neanche spesso saperlo.
E quindi a chi vuoi rivolgerti per fare breccia? E perché? Difficile parlare di volontà. Come ho detto poco fa, io mi sono scoperto un tramite delle poesie in qualche maniera, quello che per una vita avevo letto nelle interviste degli autori, dei cantanti, no? Insomma, dei miei miti, che dicevano un po' tutti, anche gli scrittori, che in fondo loro si limitavano a scrivere quello che gli arrivava. E io posso adesso veramente testimoniare che è veramente così. All'inizio lo è stato ancora di più perché mi ha colto proprio completamente alla sprovvista, perché io non sapevo neanche di essere un poeta. Ancora oggi quando mi chiamano poeta, a volte insomma un po' mi sembra strano, ma adesso mi riconosco più questa dignità. E quindi adesso mi rendo conto di quello che posso dire e quello che posso dare, probabilmente è proprio uno dei miei ruoli in questa vita, uno dei talenti che mi è stato dato, forse è quello che adesso trovo in maniera più evidente, che è proprio il poter dare anche, mi sono reso conto, un messaggio positivo, ma non nel senso del pensiero positivo, ma un messaggio di speranza, perché io trasmetto quello che profondamente sento. Quindi quello che dico, che mi trovo a veicolare, non è una speranza, ma per me è una certezza. A volte in qualcuno risuona, e anche se risuonasse su a una persona sola, avrei fatto bene il mio ruolo. Io poi scrivo in dialetto romanesco, ma queste parole arrivano molto spesso a persone che non sono affatto di Roma, addirittura che non sono neanche italiane a volte. Bene Maurizio, benvenuta. Moltissima voglia di leggerlo questo libro. Tu hai voglia di far sentire due delle tue poesie agli ascoltatori di Radio 21 Aprile Web? L'ho scritta già ormai da un bel po', perché la raccolta esce ora, ma la produzione è stata spalmata un po' nel tempo, naturalmente. E questa si intitola Ormai, e questa, a proposito di messaggi da trasmettere, è una di quelle che leggo più volentieri, perché è qualcosa che condivido fortemente. Tante volte mi trovo a sentire persone, anche più giovani di me, che dicono: vabbè, ma ormai, ma come ormai? Ma ormai neanche all'ultimo respiro potremmo dire ormai, perché non sappiamo neanche se è l'ultimo, quindi. La mia poesia più dolce la devo ancora scrivere. I giorni più gagliardi li devo ancora vivere. Io la parola ormai proprio non la sopporto, perché chi la pronuncia non esce più dal porto. Pare che nel passato c'è sta l'età dell'oro, e quando dico ormai, sto qui a aspettare che moro. Se non speriamo in niente, commettiamo uno sfregio, perché vivere da vivi è un vero privilegio. Io penso che noi siamo molto immersi in un clima di grande negatività e sfiducia, che viene anche proprio fortemente alimentato. E quella che chiamiamo informazione è fondata soprattutto sulla paura, su un perenne allarmismo. Io da sempre, insomma, potrei andare a ritroso da quando ero bambino. È infinita questa corsa alla paura, all'allarme, alla paura del futuro, alla sfiducia, quindi all'ormai. Ma non è vero nulla. Quello che è più difficile vedere è aprire veramente gli occhi e vedere veramente la vita, che non è quella appunto degli schermi con cui ormai, che sono sempre più piccoli, con cui siamo abituati a vederla, ma la vita è completamente un'altra cosa. Ma io sono profondamente fiducioso nell'essere umano, proprio anche nel lavoro individuale degli individui, nella propria crescita, che poi comunque come si riverbera su tutto quello che c'è intorno, quindi c'è moltissimo da fare, e nulla mai è perduto. Quasi per caso, ma non per caso, mi è arrivata questa che mi sembra molto puntuale. Questa si intitola Il sole e l'altre stelle. A forza di ripeterlo, ormai te sei convinto. Chi t'ha creato gioca e tu sei quello vinto. Quelle lenti nella testa non te fanno più sallocchi. Nella Cappella Sistina vedi solo scarabocchi. Però hai la natura del sole e l'altre stelle, quella stessa perfezione che conduce a cose belle. Stai sereno, alza lo sguardo. Dalla cima vedi il mare. Stai nascendo di continuo, anche se proprio non pare. Io mi stavo a bere un goccio di vino, alla Bravo, salute. bravo. Salute e in bocca al lupo, Maurizio.